La firma PADES grafica permette di scegliere la posizione e la dimensione del campo che ospita la firma digitale. Il formato di firma PADES è applicabile ai soli file PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, supportati da Microsoft Word e Microsoft Excel, versione 2007 o superiore. Prima di iniziare, collega il lettore al PC e inserisci la smart card nel lettore. In alternativa, se sei in possesso di un token USB, collegalo al PC. Avvia il software Aruba Sign. Carica i documenti da firmare cliccando su Seleziona documenti oppure trascinali all'interno della schermata. Nella colonna Documenti da firmare sono visibili i documenti caricati. Sotto la colonna Documenti firmati è possibile rinominare i file. Dal menu a tendina indicato seleziona la voce Firma PDF, PADES. Abilita il checkbox Firma grafica. Se sei in possesso di marche temporali, oltre alla firma, puoi apporre ai file una marcatura temporale. Ti basta abilitare il checkbox in corrispondenza della voce Marca temporale e selezionare il formato desiderato dall'apposito menu a tendina. Clicca sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare i documenti. Clicca Prosegui e firma. Scegli la posizione e la dimensione del campo che ospiterà la firma digitale. Apri la finestra Opzioni posta sulla destra della schermata. Mediante queste funzioni hai la possibilità di caricare dal tasto Modifica una immagine in formato GIF, JPEG, PNG da sostituire a quella presente di default per il timbro. L'immagine caricata è ridimensionata in scala rispetto alle dimensioni dell'area selezionata. Puoi inserire la data, il luogo o un motivo. Abilitando la funzione indicata, la firma grafica è apposta preservando il formato stesso. Clicca su Prosegui per salvare le impostazioni e continuare. Al punto 1 seleziona la voce Firma con dispositivo. Al punto 2 il certificato di firma, contrassegnato da nome e cognome, viene automaticamente rilevato. Inserisci il PIN della firma digitale. Clicca sull'icona dell'occhio per visualizzarlo in chiaro. Clicca Firma. Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta firma digitale del file. Apri la cartella all'interno della quale sono stati salvati i file firmati oppure clicca su Chiudi. Per firmare più documenti contemporaneamente con Aruba Sign, dovrai utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file. Ti basterà selezionare il gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e procedere come mostrato nel video.